interpretazione, è una falsità deliberata. Come scrivere onnipotente è una falsità deliberata, perché se voi leggete la Bibbia di Gerusalemme, nelle note c'è scritto, nelle note, che onnipotente non c'è nella Bibbia, che è una traduzione inesatta, perché quel concetto non c'è. Eppure voi nelle Bibbie continuate a leggere onnipotente. La parola eternità, c'è scritto, la parola olam, che viene tradotta con eternità, addirittura nei dizionari, e uno di questi dizionari è firmato da questo dottor Garrone che era seduto alla mia sinistra, al termine olam c'è scritto, ed è il dizionario di ebraico aramaico biblici della Società Biblica Britannica, c'è scritto non tradurre con eternità, ma voi nelle Bibbie lo trovate sempre tradotto con eternità. E quando nel corso di quell'incontro io ho fatto notare questo, lui mi ha detto, ma mi stupisco, lui ha detto, non a me, ha detto al pubblico, erano 600 persone, ma mi stupisco che Biglino si stupisca di questo, perché tutti i dizionari di teologia dicono che non vuol dire eternità, e allora togliamolo. Se tutti sanno che non vuol dire eternità, togliamolo, perché non c'è. Se tutti sanno che non vuol dire onnipotente, togliamolo, perché non c'è. Se tutti sanno che non vuol dire creare dal nulla, togliamolo, perché non c'è. Io questa roba qui continuerò a ripeterla nelle conferenze, a ripeterla costantemente, finché non mi spiegheranno perché continuano a mettere, cioè non me lo spiegano, ma è anche ovvio il motivo per il quale continuano a metterlo, perché voi capite che se Elohim non lo traducono con Dio, se tolgono eternità, se tolgono onnipotente, se tolgono creare dal nulla, che cosa rimane? Che cosa rimane? Rimane ciò che la Bibbia è. Il racconto del rapporto tra una famiglia e il suo governatore. Punto. La Bibbia non è nient'altro. La Bibbia è un libro di guerra, un ferocissimo libro di guerra. Leggete i Salmi, leggeteli con mente aperta e scoprirete che sono canti di guerra, non preghiere. Canti di guerra, non preghiere, ve lo dico proprio sottolineando ciò che dico. I salmi sono canti di guerra, canti di un popolo che inneggia il suo comandante contro tutti gli altri. Posso la leggere una cosa? Ecco, assolutamente sì, assolutamente sì. C'è qualcuno che ha una Bibbia tra di voi? C'è una Bibbia. Salmo 136. Ce l'abbiamo. Salmo 136. Noi ce l'abbiamo. Questa qui è la Bibbia di Famiglia Cristiana. Sapete che il Pontefice ha scritto un libro, Il nome di Dio è misericordia. Sì, io l'ho anche letto. Anch'io. Bravo. Ovviamente. Eh sì. E nell'Angelus, a Pasqua, il Papa ha detto questa frase che è ripetuta nel Salmo 136 una ventina di volte. Perché eterno è il suo amore. Ora, lasciando a parte il discorso eterno che abbiamo già visto che non c'è, poi se volete vi faccio vedere la pagina del dizionario, ce l'ho qui, eh? Quindi quando volete verificare le mie cose ve le faccio verificare immediatamente. Perché eterno è il suo amore, perché eterno è il suo amore, perché eterno è il suo amore. E va bene, è vero, c'è scritto. Solo che quando si cita, bisogna citare tutto. O altrimenti bisognerebbe che qualcuno da Piazza San Pietro alzasse la manina e dicesse: scusa Francesco, ma egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti perché è eterno il suo amore, fece uscire Israele di mezzo a loro perché è eterno il suo amore, divise il mare perché è eterno il suo amore, travolse il faraone e il suo esercito nel mare perché è eterno il suo amore, colpì grandi re perché è eterno il suo amore, uccise re potenti perché è eterno il suo amore, diede la loro terra in eredità Israele suo servo perché è eterno il suo amore. Cioè il suo amore è eterno perché è un assassino. Perché è un assassino. Com'è? No, io sono a favore della Bibbia. Io l'ho spiegato all'inizio con quale competenza. Non ho capito. Non c'era. Ah, non c'era. Io ho tradotto per anni l'ebraico masoretico per conto delle edizioni San Paolo. Ho studiato con la comunità ebraica di Torino. Sì.
Andiamo avanti per cortesia, perché sennò... Non mi faccia esami per cortesia. Le edizioni... Allora... Sì. No, no, lascia, non c'è problema. Le edizioni San Paolo hanno pubblicato... Mi lascia parlare, cioè, se mi fa le domande mi deve lasciar fare le risposte. No, non la conosco. Ma perché se non conosco una professoressa non conosco l'ebraico? Basta. Senta, possiamo andare avanti? Il momento delle domande è dopo. Allora, scusi un attimo. Senta, allora, le edizioni San Paolo hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti. La competenza l'hanno giudicata loro, non lei. Mauro Biglino. La competenza l'hanno giudicata loro, non lei. Come? Mi spiace per lei se non mi conosce. I miei volumi sono in tutte le facoltà di teologia. Ecco, bravo, ha studiato la teologia, me ne rendo conto, sì. Mi rendo conto che ha studiato teologia. Ma io studio la Bibbia, non teologia. È la teologia che inganna la Bibbia, capisce? Sì, certamente, non ci sono dubbi. Allora, egli colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. Io sono con la Bibbia, non col fa... Io non sono col... Però questo è quello questi che sono capita. I danni che fa la teologia, purtroppo. Questi sono i danni che fa la teologia. Allora, egli colpì. Okay. Abbiamo avuto il benestare, molto bene. Andiamo grazie. Avanti. Grazie. Andiamo avanti. Grazie. Meno male che ci sei tu. Poi, se vuole, parliamo dei Vangeli. Ok. Poi, se vuole, parliamo dei Vangeli. Allora, andiamo avanti. Dopo è possibile allora, fare delle domande. Questo andiamo è ciò avanti. Che fa la teologia. Io vi sto leggendo ciò che c'è scritto nella Bibbia tradotta da Famiglia Cristiana e il teologo dice che io racconto delle frottole. Le frottole sono quelle scritte bravo, qui. Bravo! Meglio! Bravo! Allora, voi lo sapete, no? Perché ha ucciso i primogeniti? Perché quando doveva far uscire quella gente dall'Egitto, lui aveva detto io indurirò il cuore del faraone perché non lasci partire il mio popolo e dopodiché darà prova della sua potenza. Lui indurisce il cuore e poi per dare prova della sua potenza uccide i primogeniti innocenti. Questo è l'amore eterno di Dio. Allora i salmi sono canti di guerra. E vi invito a leggerli per cortesia, a leggerli come leggereste qualunque altro libro, senza i filtri della teologia. Perché se si legge la Bibbia così, la si capisce, e la si capisce molto bene. E quando leggerete la trascrizione del docente di teologia della Facoltà Teologica dell'Italia del Nord, leggerete le sue affermazioni, e quando leggerete le affermazioni del Rabbino Capo, e quando leggerete le affermazioni del dottor Garrone, uno dei più importanti biblisti protestanti italiani, io vi dico che rimarrete stupiti, perché a quell'incontro del 6 marzo io a un certo punto mi chiedevo ma cosa ci sto a fare io qui? È sufficiente che loro dicano le cose che sanno e il mio lavoro diventa immediatamente inutile. Perché hanno detto delle cose, guardate, quando io, appunto, quando si è organizzato quell'incontro e il primo invitato era Monsignor Ravasi, che però per motivi di impegni suoi non poteva esserci, se qualcuno mi avesse chiesto cosa speri di ottenere da quell'incontro, io vi devo dire che in uno slancio di ottimismo avrei detto forse il 30% di ciò che è venuto fuori. Sono venute fuori delle cose per le quali io dico il mio lavoro... e lo dico ormai da un sacco di tempo nelle conferenze, adesso lo dico più convinto, è un lavoro da stupido, perché io vi leggo ciò che c'è scritto nella Bibbia e vi dico guardate che nella Bibbia c'è scritto questo e quindi quando c'è scritto che il suo amore è eterno perché ha ucciso i potenti, li ha tolto la terra e li ha dati a Israele e vedete il suo amore eterno in numeri 31, così almeno ci divertiamo un po', Sapete, noi viviamo in periodi
in cui quando sentiamo parlare di guerra santa diciamo che è barbarie. Qui la guerra contro i Madianiti sono discendenti diretti di Abramo dalla attraverso la femmina Keturah, cioè cugini primi degli israeliti.